Noi siamo pronti, voi siete pronti, è partito, è cominciato il 40esimo Italian Ball. Eccoli qua, quattro uomini fuori a ricevere, Malfelli e Valli nel backfield, finta di end off e subito una palla lunghissima per il ricevitore che mantiene la palla, si libera, viene placcato e portato fuori, subito un big play da parte di Tommaso Finadri. Hennessy che prova e evita in maniera incredibile per la Valli, va dentro ed è palla giù per terra per i Parma Panthers che mettono segno il primo touchdown di questo 40esimo Italian Ball, primo e gol per i Parma Panthers. Ancora Hennessy che prova a correre, viene affrontato ed è palla giù per terra per i Parma Panthers. Gli arbitri alzano le braccia al cielo per decretare il touchdown da parte dei Parma Panthers. Ancora palla per i Parma Panthers che sono, lo vedete, dentro le 10 yard dei Siemens Milano. Ancora Hennessy che va a lungo e viene preso, un pallone meraviglioso, palla giù per terra, palla giù per terra per i Parma Panthers per il loro terzo touchdown della giornata in questo primo tempo. Ancora Zaratka, lo Zar riceve, c'è tempo, può guardare sulla sinistra, ancora una palla profondissima per Bua e stavolta è touchdown Siemens Milano, palla giù per terra per Jordan Bua. Terzo down, ancora Zaratka, prova a girarsi, è uno screen pass per Bua che trova spazio, cambia marcia, è sulle 30, è sulle 20, è sulle 10, viene placcato ed è touchdown. Dentro la end zone, touchdown, touchdown da parte di Siemens Milano, palla giù per terra. Ancora lo vediamo il tight end che prova la stessa azione che nel primo tempo ha portato alla segnatura, uno sforzo enorme, c'è ancora il segnale di touchdown. Ed ecco che parte il calcio da parte di Felli, lunghissimo, ma viene ritornato, c'è il ritorno da parte di Bua che rompe il primo fronte, il secondo e ancora in piedi Jordan Bua sulle 50, sulle 40, ancora in piedi, rompe un altro placcaggio sulle 30, sulle 20, sulle 10, sulle 5 ed è palla giù per terra, palla giù per terra per i Siemens Milano, touchdown di una importanza capitale. Arriva lo snap, c'è una flag che viene lanciata, forse un free play e viene completata da Finadri che va fino in fondo, palla giù per terra, touchdown dei Parma Panthers. Montana Elder, c'è il lancio ed è palla giù per terra per i Siemens Milano, touchdown di Tunisi. I Siemens non ci vogliono stare, non vogliono mollare questo Italian Ball. Zaratka che riceve lo snap, 1:17, cronometro che corre, palla profonda ed è touchdown! Touchdown per i Siemens Milano ed è lui, Stefano Di Tunisi che la porta dentro, palla giù per terra per i Siemens Milano. Siamo in attesa dello snap, eccolo qua, lo Zar prova a correre lui da solo, viene fermato, c'è un fumble, la palla viene ripresa, ma è portato dentro, incredibile, momento decisivo della partita, parte il calcio e vediamo la chiamata, viene toccato, non è buono, la partita rimane in parità sul 34 pari. Field goal da 46 yard, visto il posizionamento del pallone. Andiamolo a seguire. Guardate la distanza, grazie alle nostre riprese. Parte di Tunisi. Bloccato anche ci questo. Ci vanno, la palla è viva. Hennessy ha tempo per lanciare, guarda a destra. Si libera un uomo ed è touchdown! Touchdown! Touchdown Simone Alinovi e i Parma Panthers vincono il 40esimo Italian Ball. I Parma Panthers sono i campioni d'Italia 2021, i vincitori del 40esimo Italian Ball. Buon compleanno football, buon compleanno gente del football.